in questo non tempo, che è un tempo sospeso a cui siamo abituati anche a vivere in non luoghi, abbiamo capito che per diventare tempo, per diventare luoghi, questo non tempo, questi non luoghi hanno bisogno di persone che li vivano, hanno bisogno di storie che vengano raccontate, e quindi abbiamo pensato di raccogliere degli oggetti molto particolari, oggetti che appartengono a tutti, ma che non sono di nessuno in realtà, oggetti sociali. Questi oggetti che abbiamo tentato di raccogliere connettono insieme il passato, il presente e il futuro di ognuno, la memoria e l'immaginazione, permettendoci di immaginare anche magari un futuro diverso da quello che questo presente sembra prospettarci. Questi oggetti sono le attese, i desideri, gli errori, le parole importanti e le cose perdute. Gli errori, perché raccontare i nostri errori e raccoglierli significa anche raccontare quello che siamo e quello che diventiamo ogni giorno. Raccontare le cose perdute, perché in ogni cosa perduta lasciamo un pezzetto di noi, quindi del nostro essere più vero. Raccontare i desideri, perché però invece che raccontare quello che ci manca, raccontare quello che abbiamo adesso e che magari vorremmo cambiare di questo tempo. Raccontare le parole importanti, perché tutti noi siamo un insieme di parole e vorremmo che ognuno di noi pensasse a una parola da conservare per il mondo futuro che verrà, che rischia di perdersi. E quella delle attese, perché appunto la nostra vita è continuamente scandita d'attese, continuiamo tutti ad aspettare che questo periodo finisca, ma forse dobbiamo anche capire qual è il valore dell'attesa in sé, per uscire magari da questo momento critico.